Il figlio di Giuseppe. Lui è Francesco. Pur essendo a tutti gli effetti il figlio del prete, in questa vicenda non c'è nulla di scandaloso né imbarazzante. E questo è Papa Pino, o meglio Don Giuseppe Mangano. L'esitazione su come vadano indossati i paramenti è del tutto comprensibile, perché nonostante i 71 anni di età, questa è la sua prima messa. Originario di Corato, Bari, si trasferì in gioventù a Bologna per completare gli studi di teologia. Erano gli anni della contestazione e decise di abbandonare quel percorso, laureandosi in scienze politiche e mettendo su famiglia. Quell'ordinazione sacerdotale, attesa per quasi 50 anni, è arrivata sabato scorso. Intanto il Signore chiama più volte e io scherzando dico sempre che il Signore mi chiamava, mi tirava per i capelli e io scappavo. Invece il mio direttore spirituale 30 anni fa mi disse che avrei ricevuto tutti e 7 i sacramenti. Mia moglie è morta 10 anni fa e mi aveva incoraggiato per il diaconato, purtroppo è morta prima che diventassi diacono. Mi aveva chiesto se, perché era malata da molto tempo, se morendo potevo diventare anche prete. Ho detto che mi sarei rimesso al discernimento dell'arcivescovo. Beh, lui era già in pensione da un po' di anni, però non credo che sia mai stata la persona che va in pensione, si mette a casa a fare niente o va ai giardinetti a fare due passi. Non è mai stato così, ha sempre avuto altre cose da coltivare, prima di tutto la sua fede, quindi è giusto che adesso continui questa strada anche all'età che ha, perché no? Famiglia con esperienza matrimoniale, ringrazio me.